Wolf Suite è uno strumento che si usa per l'analisi delle applicazioni web e anche del back-end delle applicazioni mobile. È diciamo un po' lo standard quando si fa il penetration testing di questo tipo di applicazioni. Offre numerosi strumenti come uno scanner automatico, un proxy HTTP, un fuzzer e un'ottima gestione della sessione. E poi molto importante, può essere esteso, quindi è possibile farci dei tool che vanno a colare con gli strumenti WorkSuite per raggiungere gli scopi un po' più complessi. Frida invece è uno strumento che si occupa di strumentazione dinamica, ovvero di andare ad analizzare e a modificare codice a runtime in esecuzione. È multipiattaforma e supporta tra le altre cose iOS e Android. E quindi è quello che abbiamo scelto in quanto possiamo usarlo per ogni tipo di test. Allora, intanto, quando si va a analizzare un'applicazione mobile rispetto a quella web, ci sono delle differenze. Intanto abbiamo un client che è custom, nell'applicazione mobile ha un proprio client che è sviluppato da chi fornisce l'applicazione, mentre nelle applicazioni web abbiamo un client fisso che è il browser web. E abbiamo appunto la logica che spesso e volentieri è divisa tra il client dell'applicazione mobile e il back-end. Ad esempio, un'applicazione bancaria solitamente ha la generazione del token interamente lato client, in quanto deve funzionare anche in assenza di connessione. E abbiamo codice che solitamente può essere sia interpretato che compilato. Quindi, a differenza del browser, che possiamo andare a vedere il codice JavaScript piuttosto che HTML, della parte ovviamente client-side. Nella parte client-side abbiamo un codice potenzialmente compilato, Objective-C, piuttosto che una versione intermedia come può essere Java, che quindi dobbiamo decompilare, barra disassemblare per analizzare il tutto. Un'altra differenza molto importante è che un'applicazione web ci viene fornita, diciamo, direttamente dal back-end, mentre quella mobile ci viene fornita solitamente da una terza parte teoricamente fidata, come può essere l'Apple Store, il Play Store, il Microsoft Store, che quindi dovrebbe comunque garantirci l'affidabilità del codice che utilizziamo e questo permette di implementare delle feature di sicurezza più complesse che sono difficilmente implementabili su un'applicazione web, come può essere ad esempio il pinning, ovvero controllare il certificato che ci propone il server e se non è quello che ci aspettiamo, interrompere le comunicazioni. Questo nelle applicazioni web si sta provando a implementarlo, ma è più complicato perché ci fosse un attacco man in the middle direttamente dall'inizio. Potrebbe arrivarci dalla prima volta codice compromesso. Per tutti questi motivi, per testare un'applicazione mobile un po' più complessa, sono necessarie solitamente anche delle skill di reversing, quindi di analisi statica del codice, piuttosto che analisi dinamica del codice con instrumentation o debugging, e anche delle skill di sviluppo per svilupparci delle estensioni dello strumento che utilizziamo, che in molti casi sono necessarie. Allora, la presentazione sarà strutturata in questo modo. Tema Super Mario, abbiamo livelli differenti, a ogni livello aggiungiamo delle feature di sicurezza all'applicazione mobile. Il nostro goal è fare un test completo, quindi poter testare anche il back-end. Quindi abbiamo, perché il back-end di un'applicazione mobile è una parte dell'applicazione, può esporre criticità le stesse delle applicazioni web, SQL injection, command execution e così via. Vedremo appunto dei livelli sempre più complessi e vedremo come superare le complessità. E a un certo punto introdurremo appunto il tool che abbiamo creato che ci aiuta nello scopo. Primo livello, non abbiamo nessuna feature di sicurezza. Quindi per testare questa applicazione settiamo il nostro strumento, appunto Burp Suite, come proxy HTTP. In questo modo tutto il traffico dell'applicazione mobile passa attraverso il nostro proxy, possiamo ispezionarlo, possiamo modificarlo e possiamo testare il back-end. Burp l'abbiamo già introdotto e appunto è lo standard di fatto per questo tipo di analisi. Invece, secondo livello, abbiamo SSL o TLS, quindi abbiamo comunque un canale cifrato, l'applicazione mobile non comunica in chiaro. E l'applicazione mobile controlla che il certificato che ci propone il server sia valido. Che non è il pinning, non vuol dire che sia un certificato, basta che sia firmato da una CA nota al device. E quindi, per questo motivo, come facciamo a fare questo test? Burp Suite, il proxy HTTP, fa diciamo un man in the middle. Quindi propone al client dell'applicazione mobile un proprio certificato firmato da una propria CA e poi comunica con la parte back-end facendo un secondo canale.
dobbiamo fare in modo che per la nostra applicazione mobile i certificati che mostra Burbsuite siano validi e quindi installare la CA di Burbsuite nel device. Qua c'è un piccolo esempio su device iOS, ovvero Burp espone la propria CA, è possibile installarla in maniera molto semplice e da lì le comunicazioni sono accettate e l'applicazione si connette correttamente al backend passando per il nostro proxy. Terzo livello, aggiungiamo il certificate pinning, ovvero l'applicazione non si accontenta che il certificato sia valido, vuole che il certificato sia quello che si aspetta, tra uno o più certificati. Questo appunto è fattibile perché il client ci viene fornito da una parte fidata, come può essere il Play Store o l'Apple Store, e quindi nel client solitamente abbiamo già i riferimenti, i certificati che ci aspettiamo, che devono essere quelli. In caso il certificato non è quello, anche se è valido, la comunicazione non viene permessa e quindi non possiamo andare a analizzare il traffico. Adesso abbiamo delle complicazioni in più, perché per poter fare il test del backend dobbiamo in qualche modo riuscire a capire come funziona il pinning e a superare questo ostacolo. Allora, ci sono dei tool rilasciati pubblicamente che provano appunto a superare l'ostacolo del pinning in maniera automatica, andando ad agire sulle primitive che solitamente si utilizzano per implementare questa feature di sicurezza, quindi solitamente sono più o meno sempre le stesse e fanno in modo che a ogni primitiva, se viene usata per il pinning, restituisca sempre un check positivo. Se non siamo fortunati, va fatto manualmente. Appunto, questi sono due esempi, uno script Android che si chiama Universal Android SSL Pinning Bypass with Frida, che è uno script Frida per lo strumento che ho detto prima, che si occupa appunto in Android di provare a bypassare questo ostacolo, che ha scritto il coautore di Brida, Pier Giovanni Cipolloni. Invece per iOS, due esempi sono SSL Key Switch, che è uno strumento rilasciato tempo fa, e ultimamente Burbsuite stesso ha rilasciato un'applicazione mobile che si occupa appunto di provare a bypassare il pinning nel maggior numero di casi possibili. Se però non siamo fortunati, allora dobbiamo cominciare a fare un'analisi statica, barra dinamica, sul nostro binario, perché se non riusciamo a superare il pinning non possiamo testare il backend in nessun modo. Per Android il discorso è teoricamente più facile, perché il codice è semi facilmente decompilabile. Per iOS, invece, dobbiamo disassemblare il codice, non possiamo ottenere il decompilato, e si usano di solito IDA Pro, Radar o Hopper. Dico solitamente perché in realtà è molto più facile trovare delle forti dell'offuscamento nel codice Android rispetto che iOS, quindi in alcuni casi è più semplice invece andare a testare l'applicazione iOS. Una volta che abbiamo trovato appunto nel binario il codice che si occupa appunto del pinning, allora dobbiamo fare in modo di evitare questa protezione. E possiamo o patchare il binario, ma non è sempre facile barra fattibile, oppure utilizzare l'instrumentazione dinamica per modificare il codice a runtime. Quindi in esecuzione andiamo a modificare il codice. Per far questo noi abbiamo appunto scelto Frida, ma ce ne sono diversi, c'è Cycrypt per iOS, ce ne sono svariati. Frida però è un tool che funziona molto bene e che permette di fare instrumentation su tantissime piattaforme, non solo mobile, anche Windows, macOS, Linux, eccetera, eccetera. È possibile appunto definire degli hook, che sono appunto dei blocchi di codice, che vanno a dire allo strumento come avviene l'instrumentation. L'instrumentation lo possiamo usare sia per analizzare delle funzioni runtime, quindi cosa sta succedendo a runtime, analizzare blocchi di codice, che per modificarlo. Possiamo modificare funzioni, possiamo modificare argomenti, valori di ritorno, eccetera, eccetera. Ed è possibile definire questi hook anche a livello Java e Objective-C. Questo, ad esempio, un esempio di script Frida per bypassare un ipotetico pinning che definito in una funzione check server certificate che ci restituisce true se il check è superato, false se non lo è. Senza andare verticalmente su Frida, possiamo notare appunto due funzioni onEnter e onLeave. OnEnter viene richiamata subito prima dell'esecuzione della funzione per cui abbiamo fatto look e permette di ispezionare e modificare gli argomenti della funzione. OnLeave invece viene richiamata subito dopo, subito all'uscita del metodo, e possiamo ispezionare il valore di ritorno o modificarlo. In questo caso lo modifichiamo, mettiamo sempre 1. Questo check sarà sempre superato. Qualsiasi certificato sarà mostrato alla nostra applicazione sarà preso per buono. E abbiamo superato il pinning e il livello, diciamo. Adesso cominciamo a inserire le vere complicazioni.
abbiamo SSL, abbiamo il certificate pinning, ma adesso, una volta che analizziamo le comunicazioni, vediamo solo grossi blocchi di roba cifrata. Questo è, quindi mettiamo Burp Suite e cosa vediamo? Vediamo questo. Vediamo un unico parametro in ogni richiesta con dentro un base 64, con dentro dei dati binari, e non possiamo vedere nulla, non possiamo analizzare nulla, e senza capire come comunicare col backend, o interrompiamo qui il test, però se ci fosse una SQL injection rimane lì, perché noi non possiamo, diciamo, testare i parametri. Quindi l'unico modo in questo caso, appunto, è cominciare ad analizzare il binario un po' più seriamente. Solitamente l'approccio che utilizziamo, che ci sembra quello più veloce, anche perché appunto questi test hanno una durata limitata nel tempo, più veloce che dà maggiori risultati, è un approccio combinato di analisi statica, quindi di reversing, quindi analisi del binario non in esecuzione, combinato con un'analisi dinamica, quindi con un'analisi del binario in esecuzione attraverso appunto Frida e l'instrumentation. In questo finto caso riusciamo a identificare due funzioni che dovrebbero essere quelle che si occupano di cifrare e decifrare le nostre richieste. Una si chiama generate post body e l'altra get clear test message. Dall'analisi statica abbiamo capito che potenzialmente queste sono le funzioni. Cosa facciamo? Usiamo Frida, definiamo degli hook per queste funzioni e andiamo a vedere A, se vengono richiamate, e B, possiamo vedere valore di ingresso e valore di uscita, e quindi capire se effettivamente ci abbiamo preso. Qua possiamo vedere la stessa struttura di prima, nell'on enter e nell'on leave, però questa volta l'unica cosa che andiamo a fare è a stampare l'oggetto passato come argomento e stampare l'oggetto in uscita. E il risultato è questo. Abbiamo che l'input è un JSON con username, test, password, test, password. Bene. E in output questa funzione ci dà esattamente lo stesso contenuto della nostra richiesta post. Quindi diciamo che abbiamo trovato la funzione ad alto livello che poi al suo interno farà tutte le sue operazioni di cifratura e decifratura. Purtroppo non è sufficiente, perché il nostro goal è testarlo, quindi dobbiamo trovare un modo comodo per decifrare queste richieste, per ricifrarle dopo averle modificate. Quindi dobbiamo scendere verticalmente da questo punto di partenza, che comunque è l'ottimo punto di partenza, e capire come avviene la cifratura, se c'è una cifratura, magari solo un offuscamento, eccetera eccetera. In questo caso riusciamo a capire che abbiamo un base 64 di una cifratura simmetrica, quindi chiave uguale per cifrare e decifrare, con ICE del nostro JSON in chiaro. Ma non basta, abbiamo bisogno di capire A, la chiave, B, i parametri crittografici, altrimenti non possiamo implementarlo. Quindi anche in questo caso possiamo usare Frida. Usiamo Frida che, allora, solitamente con una breve ricerca su Google, AES su IOS implementa sempre con la stessa funzione, che è la cccrypt. Quindi bene, proviamo a fare un hook per questa funzione a basso livello, che se ci abbiamo preso, anche qua ci darà tutti i parametri crittografici, ci darà la chiave, ci darà l'IV e ci darà tutto quello che ci serve. In questo caso, in effetti, la chiave era test password. Essendo banale, ma in generale non randomica, possiamo ipotizzare che non sia stata generata, molto difficile. Andando a cercarla nel binario, era hardcoded. E quindi abbiamo, diciamo, risolto la parte di reversing. Abbiamo risolto la parte di reversing, ma per fare un test su un'applicazione complessa non possiamo metterci a cifrare e decifrare tutto a mano, altrimenti il test diventa troppo lungo. Quindi l'idea è: sviluppiamo uno strumento per il nostro Burp Suite che in automatico decifri le richieste, ci permetta di modificarle e le ricifri. Non è sempre facilissimo, perché dipende molto dalla situazione. Dobbiamo trovare appunto delle librerie che ci offrano gli stessi algoritmi crittografici, che può essere cifratura, decifratura e eventuali firme. In Java spesso con Bouncy Castle questo si risolve, che è una libreria molto famosa che offre tantissime primitive di sicurezza. In generale comunque è un lavoro di sviluppo. E come dovrebbe essere fatto questo plugin? Dovrebbe essere sufficientemente comodo per poter effettuare un test esaustivo in poco tempo. Quindi deve permetterci di modificare le richieste che decifra e ricifrarle in automatico. E senza questo, appunto, il test del backend è molto complicato. E così è come abbiamo risolto noi, con un plugin che, se si accorgeva che c'era questo tipo di richieste cifrate, aggiungeva una sottotab, che è l'ultima, decrypted data, e decifrava in automatico. Questa tab era editabile, andando a modificarlo e eseguendo la richiesta veniva automaticamente ricifrato. E diciamo che così questo livello l'abbiamo, diciamo, superato. Adesso aggiungiamo un'ulteriore complessità.
Allora, abbiamo di nuovo le richieste cifrate, quindi vediamo tutta una serie di richieste cifrate senza capire bene cosa sono. Sono di nuovo cifrate con cifratura simmetrica, quindi con chiave uguale per cifrare e decifrare, ma questa volta la chiave è randomica. Quindi il client, ogni richiesta che deve fare, genera un valore random, lo usa come chiave e manda al server. Come fa il server però a decifrare questo valore random? Il client gli manda anche la chiave, ma questa volta la cifra con cifratura asimmetrica. Quindi abbiamo una chiave diversa per cifrare e decifrare e ovviamente il client ne ha solo una delle due, la seconda ce l'ha solo il server. Questo è uno schemino di come funzionava, per rendere un po' più chiaro. Abbiamo il nostro JSON, nella richiesta di autenticazione aveva username e password, cifrato con AES, cifratura simmetrica con una chiave random, e messo come parte del nostro messaggio POST. La chiave a sua volta viene cifrata con RSA, quindi cifratura asimmetrica, con una chiave pubblica del server. E questa chiave viene allegata al nostro messaggio. Il nostro messaggio quindi è composto da due parti. Il server a sua volta avrà questa chiave privata, potrà quindi inizialmente decifrare la chiave randomica, poi userà la chiave randomica per decifrare il messaggio vero e proprio, ottenere il messaggio in chiaro. Allora, se qualcuno riuscisse a intercettare le comunicazioni nonostante l'SSL, non potrebbe decifrare questi messaggi, e neanche noi. Solo il server ha questa chiave privata. Quindi, qual è il problema? Che noi non abbiamo la chiave privata. Una volta che ci arriva la richiesta Burp Suite, non possiamo in nessun modo fornirgli la chiave privata per decifrare la chiave randomica. Non possiamo. Non c'è nel client, ce l'ha solo il backend. Quindi non possiamo decifrare la chiave e non possiamo decifrare il contenuto delle nostre richieste dal plugin. Dobbiamo quindi trovare un modo differente per gestire appunto la situazione. Come possiamo fare? Opzione 1. Abbiamo visto prima, abbiamo capito qual era la funzione che si occupava della cifratura simmetrica, la cccrypt. Facciamo un hook su questa funzione, guardiamo per ogni richiesta la chiave che viene generata randomica, copia e incolla nel nostro plugin e testiamo una singola richiesta. Ovviamente scomodissimo, inutilizzabile, e tra l'altro non possiamo neanche ripetere le richieste, dobbiamo ogni volta usare il client, intercettare, copia e incolla, decifra, non si riesce appunto a effettuare un test. Opzione 2, possiamo pensare di fare un man in the middle classico, un po' più classico, ovvero usiamo l'instrumentation di Frida per modificare in esecuzione la chiave pubblica che usa per cifrare la chiave randomica e ne mettiamo una nostra. In questo modo il nostro plugin avrà la chiave privata per decifrarla. Potrà decifrare la chiave random, potrà decifrare il contenuto del messaggio, poi si occuperà di ricifrarlo e prima di spedirlo cifrerà la chiave randomica con la chiave pubblica del server. Modo molto più comodo, molto più tempo di sviluppo, perché il plugin di Burp deve gestire la cifratura simmetrica e asimmetrica. E quindi diciamo che è un altro modo di fare la cosa. Sicuramente più comodo del primo. Oppure possiamo provare a ragionare in maniera diversa. Noi abbiamo una chiave randomica che viene generata a ogni richiesta. Quindi, visto che questa chiave è randomica, noi possiamo usare l'instrumentation per andare, bene, questa è la funzione random, ogni volta che viene chiamata, per favore, dagli sempre la stessa chiave. In questo modo non ci interessa più decifrare la chiave randomica, tanto sappiamo già qual è. E possiamo usare il plugin fatto nello step precedente con una chiave fissa. Abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema in questo caso, ma siamo stati anche un po' fortunati. Intanto abbiamo speso molto tempo in reversing e in sviluppo e per capire come gestire il problema. Ma se ci fossimo trovati davanti a un sistema di cifratura custom, avremmo dovuto completamente reversarlo e completamente reimplementarlo, perdendo ulteriore tempo. E poi, stesso discorso, se non trovavamo una libreria che gestiva il particolare algoritmo di cifratura, simmetrica o asimmetrica che sia. Quindi ci serve un modo più comodo per gestire tutto il discorso, che presentiamo nell'ultimo livello. L'ultimo livello è come quello prima. Questa volta il backend però si accorge se la chiave è sempre la stessa e quindi in questo modo ci saluta. Non possiamo usare sempre la stessa chiave. Controlla le ultime tot, forte del fatto che è una chiave randomica così lunga e difficile che venga generata due volte uguale, e controlla così se c'è qualcuno in mezzo. Allora, quindi non possiamo più usare Frida per sostituire in maniera dinamica la funzione random, perché appunto questo sarebbe bloccato. Possiamo o tornare al modo scomodo, o tornare al modo che ci richiede molto sviluppo, e quindi fare un man in the middle completo, oppure possiamo cercare di trovare un modo per far parlare Burp Suite con Frida direttamente. Ovvero,
E questo modo è questo plugin che abbiamo creato, che si chiama Brida, creato appunto da me e Pier Giovanni Cipolloni, un collega di Media Service, col contributo di Maurizio Gazzini, un altro collega. Senza Brida, come abbiamo detto, cominciamo l'attività di reverse. Abbiamo identificato una funzione ad alto livello che abbiamo visto che gli arrivava la roba decifrata e usciva cifrata e viceversa. Bene. Poi siamo scesi verticalmente per capire come funzionava la cifratura e non è stato semplice perché comunque era uno schema complesso, anche perché non abbiamo il codice sorgente, ma era tutto un disassemblato. Poi abbiamo dovuto capire quali erano i parametri crittografici e poi a questo punto abbiamo potuto implementare il nostro plugin. Tutto questo non ci serve più. Perché non ci serve più? L'idea di Brida è questa. Perché devo stare a capire come funziona e reimplementarmi delle cose che ho già implementate? L'instrumentation e in generale Frida permettono di chiamare direttamente nel binario una funzione che vogliamo noi. Ovvero, io ho identificato questa funzione che cifra e decifra, con Frida io la posso chiamare dandogli un argomento arbitrario. Quindi, una volta che ho capito che questa ad alto livello fa lo scopo, perché devo capire come funziona e devo reimplementarmela tutta? Semplice, da Burp mi faccio il mio plugin che utilizza direttamente Frida per chiedere al binario di cifrarla per noi o decifrarla per noi. Ho identificato la funzione, devo cifrare, bene, binario, mi puoi decifrare questa richiesta? Il nostro appunto codice client sul telefono chiama quella funzione fornendo la richiesta cifrata, ci dà un decifrato che tramite il plugin di Burp rimettiamo appunto in Burp Suite. In questo modo possiamo, ogni volta che dobbiamo cifrare, lo facciamo fare al binario. Ogni volta che dobbiamo decifrare, lo facciamo fare al binario. Non ci serve sapere come cifra, come decifra, e né abbiamo bisogno di implementarlo, perché è già implementato. Quindi risparmiamo moltissimo tempo nell'analisi, in quanto al primo step, ovvero abbiamo capito ad alto livello qual è la funzione che gli arriva il testo in chiaro, esce cifrato e viceversa, abbiamo finito l'attività di reverse, ci serviva solo questo. Non dobbiamo reimplementare nulla e il plugin di Burp che gestisce la situazione diventa da centinaia di righe di codice a 30. E in questo caso, questo è un riepilogo dei 6 livelli, Brida sarebbe stato utile dal quarto in poi, e non solo utile, ovvero da quando c'era la cifratura sarebbe stato esattamente lo stesso plugin, perché identificate le due funzioni, richiamavamo quelle, e quindi se poi c'era la cifratura simmetrica o una combinazione di simmetrica a simmetrica o altre complicazioni, non cambiava nulla, perché per noi era tutto trasparente, se ne occupava il binario. Come funziona Brida? Allora, non è possibile chiamare direttamente Frida da Burp, quindi utilizziamo, un ponte. Come ponte usiamo uno strumento che si chiama Piro 4, che sono delle librerie Python che ci permettono di richiamare funzioni RPC, Remote Procedure Call, quindi funzioni esterne. Dal plugin di Burp tiriamo su in maniera trasparente questo server Piro e lo usiamo per le comunicazioni. Burp richiede appunto a Piro una particolare funzione esportata da Frida e Piro si occupa di chiamare Frida e ripassare il valore a Burp, quindi facendo proprio da ponte. Poi possiamo crearci un nostro plugin per gestire la particolare situazione che usa questo ponte, che è messo in piedi dal plugin principale. Grazie, questo è possibile perché Frida ci fornisce un oggetto chiamato appunto RPC che ci permette appunto di esportare delle funzioni richiamabili da esterno. Quindi da Burp Suite chiamiamo appunto una funzione Piro che abbiamo fatto apposta che fa da ponte e questa funzione chiama la funzione che abbiamo richiesto esportata da Frida e ci riporta il risultato. Allora, come possiamo usare Brida? Allora, intanto Brida non è proprio un plugin classico, ovvero lo installo, funziona. No. Essendo che serve per gestire situazioni abbastanza complicate, richiede una configurazione e oltre a richiedere una configurazione poi tutta la parte di script Frida, quindi di direttive per looking, ovviamente dipende dalla situazione, non può essere generalizzata, dipende dal binario che stiamo analizzando. Quindi il modo migliore è sempre di farsi un proprio plugin che utilizza questo ponte e gestire così la situazione. Abbiamo però provato a integrare un paio di funzionalità direttamente nel plugin principale che in alcuni casi permette di non scriversi un proprio plugin. Una è questa, è una tab che possiamo richiamare una funzione esportata dandogli il nome e passandogli gli argomenti. Dall'altra parte, nel codice esportato da Frida,
faremo una funzione col nome corrispondente che andrà a chiamare una funzione che vogliamo e restituirà il valore di ritorno a Burp Suite. L'esempio è stato fatto sulla generate postbody, quello che abbiamo vista prima, quella che in teoria prendeva il valore decifrato e lo cifrava. Quindi noi chiamiamo questa funzione chiamata encryptBody esportata, fornendogli il valore in chiaro. Dall'altra parte questa funzione andrà a chiamare nel binario questa funzione che cifra e ci manderà indietro il valore cifrato. Un'altra modalità che abbiamo appunto creato è questa. Allora, solitamente ci siamo accorti che usavamo il plugin spesso e volentieri per cifrare e decifrare, che era la cosa un po' più critica e un po' più complessa di gestione. Quindi abbiamo cercato di aggiungere una modalità che potesse essere usata molte volte senza appunto scriversi un plugin quando abbiamo cifratura o decifratura o particolari encoding e decoding che vogliamo fare al binario. L'idea è questa: abbiamo aggiunto nel menu contestuale, quindi cliccando col tasto destro, delle voci nelle tab editabili in cui possiamo sottolineare il valore che vogliamo cifrare barra decifrare, chiamare una di queste funzioni che in automatico passa dall'altra parte già il valore sottolineato, in modo che possa essere cifrato o decifrato come specificato. In questo caso sottolineiamo tutto il testo cifrato, clicchiamo sulla funzione custom1. La funzione custom1, come si vede di sotto, è implementata per decifrare attraverso il binario, e il valore ritornato lo sostituiamo in automatico, il plugin lo sostituisce a quello sottolineato. In questo modo possiamo ad esempio modificarlo, possiamo provare a mettere un vettore di attacco e poi usiamo l'altra funzionalità per ricifrarlo e ritorniamo allo stato iniziale. A questo punto possiamo mandare la richiesta al backend. L'ultimo modo in cui può essere usato, appunto, che è quello, diciamo, usato più comunemente, è farsi un proprio plugin, che non va a sostituire quello principale. Quello principale si occupa di tirare su il server di comunicazione, di eseguire l'applicazione, di caricare gli script di Frida. Il ponte, il secondo plugin, si occupa unicamente di utilizzare, diciamo, il ponte. E basta. Quindi noi, grazie a nel plugin principale, abbiamo aggiunto delle funzionalità che genera in automatico il codice da copiare nel proprio plugin. Quindi lo generiamo sia in Java che in Python. Cliccando sul bottone viene generato questo codice, e questo codice può essere comodamente copiato e incollato. Bisogna solo modificare il nome dei metodi e gli argomenti, che sono tutti gestiti come stringhe. Come esempio pratico abbiamo preso Signal. Signal è un'applicazione di messaggistica che utilizza appunto la cifratura. L'abbiamo preso perché tutti gli altri casi non sono esempi purtroppo presentabili, perché derivano magari da attività lavorative. Signal invece è open source e quindi possiamo utilizzarlo. Qual è la nostra idea? Vogliamo, come demo ovviamente, dirigere tutto il flusso delle richieste che passano da Signal attraverso Burp Suite. Burp Suite, ovviamente dobbiamo bypassare il pinning che è implementato da Signal. A questo punto vogliamo che Burp Suite, un plugin di Burp Suite, in automatico cambi il contenuto di ogni messaggio. Ovviamente il messaggio che arriva a Burp Suite è già cifrato, quindi per riuscire a eseguire questa operazione bisognerebbe o capire come cifra e decifra, oppure appunto utilizzare Brida per farlo fare al binario. Questa è la pagina di configurazione appunto del plugin, in cui, senza andarci troppo verticalmente, poi troverete la documentazione o sul GitHub del plugin o su un topic del blog che abbiamo scritto, i link sono alla fine, e la pagina di configurazione. Nella pagina di configurazione andiamo a definire le cose più importanti: dov'è lo script JavaScript in cui sono specificati gli hook, e qual è l'application ID, quindi l'ID dell'applicazione che vogliamo andare a testare. Questo è lo script JavaScript appunto di Signal, che si occupa appunto di fare tutta l'operazione di modifica del messaggio. L'abbiamo chiamato change message. È un po' lungo perché le informazioni di cifratura di Signal sono Signal cifra diversamente a seconda dei destinatari, ovviamente ha tutte chiavi differenti perché ha un approccio anche questo simmetrico e asimmetrico. Quindi per poter modificare il messaggio e ricifrarlo correttamente abbiamo bisogno anche di sapere chi era il destinatario. Questo codice in buona sostanza serve a quello, va a capire a chi era diretto il messaggio, e così in modo da dire al binario: guarda, devi cifrarmi per lo stesso destinatario il messaggio. E il plugin che viene fuori, che fa tutta questa modifica,
sono circa 30 linee di codice. Senza questo strumento avremmo dovuto non fare il reversing per segnare l'open source, però comunque capire come funziona la cifratura, reimplementarla tutta, fare un plugin molto grosso che ci richiedeva tempo e che gestiva appunto la cifratura e la decifratura. In questo caso non è necessario, sono 30 righe di codice e 10 le abbiamo copiate e incollate da quello che ci generava il plugin. E come funziona? Funziona così: il sender manda test, messaggio test, arriva la richiesta Burp Suite, comprendendo appunto il messaggio cifrato. Burp Suite, tramite Brida, usa Frida per chiedere al nostro client di cifrare un nuovo messaggio per lo stesso destinatario, in questo caso Pond. Il nostro client ci genera questo nuovo messaggio, lo cifra e lo rimanda indietro. A questo punto il messaggio viene sostituito in Burp Suite, perché ci arriva direttamente il blocco cifrato, non dobbiamo fare nulla, è mandato e arriva un messaggio corretto e accettato dal destinatario, perché comunque Signal, se c'è un problema nelle chiavi, rifiuta il messaggio, non arriva. E questo, diciamo, è il funzionamento. L'idea di base è proprio appunto quella: non doversi andare a implementare, non dover perdere tempo a fare reversing di determinate porzioni di codice di cui non ci serve, perché il goal è diverso. Ad esempio, nella malware analysis il goal è capire come funziona. Nel penetration testing il goal è fondamentalmente diverso, il goal è riuscire a testare il client, quindi sapere anche un po' come funziona assolutamente, ma testare anche il back-end. E solitamente ci sono dei tempi limitati, non abbiamo il tempo che vogliamo, abbiamo una finestra temporale, siamo autorizzati per una finestra temporale e quindi dobbiamo in alcuni casi cercare di gestire la situazione in tempi più brevi. L'idea è quella: limitare il lavoro di reversing, limitare il lavoro di implementazione e utilizzare quello che abbiamo a disposizione direttamente. Quello che mancava era appunto solo un ponte di comunicazione, perché appunto c'era già tutto, c'era già Frida e c'era già Burp Suite. Potete trovare Brida sul repository di GitHub e nello stesso repository ci sono anche degli esempi. C'è l'esempio di Signal che abbiamo visto, su cui non siamo scesi troppo verticalmente, che si può subito provare a utilizzare e vedere come funziona. Abbiamo fatto già un articolo che lo descrive, ne faremo un altro con il passo passo. Tra l'altro c'è su un BApp Store, ma non penso sia vero, perché mi ha risposto Portswigger dicendo che era troppo complicato. Quindi, essendo che vogliono plugin che siano che siano immediatamente utilizzabili, questo aveva una parte di configurazione troppo grande e mi hanno detto: ma magari te lo citiamo, ma non credo che questo finirà sul BApp Store. E quindi questo è quanto. Nel repository appunto potete direttamente scaricare sia il plugin già compilato che tutto appunto questo esempio. Questo esempio funzionava sulla versione utilizzata allora, dovrebbe funzionare ancora adesso, l'ho provato abbastanza recentemente, e appunto è composto sia dallo script che si occupa di gestire le funzioni che dal plugin in più che è stato appunto creato per usare questo ponte. La cosa appunto importante è che servono entrambi i plugin, perché quello principale si occupa di tirare su questo server di comunicazione. Senza di quello non funziona nulla. E tramite quello principale, come si vedeva brevemente prima, si possono fare altre operazioni. Direttamente da qui possiamo fare il cosiddetto spawn dell'applicazione, ovvero eseguire direttamente l'applicazione e ucciderla, quindi è molto comodo, e possiamo ricaricare il JavaScript con gli hook se viene modificato. Quindi di fatto possiamo usare unicamente Brida per gestire tutto quanto. Lo script JavaScript invece avrà una parte con le funzioni esportate e una parte con quelle classiche, ad esempio quella di bypass del pinning. E in realtà sono stato nei tempi, quindi questo è quanto e abbiamo risolto i problemi. Se avete domande, c'è tempo. Domande dal pubblico? Tutto chiarissimo? No? Sì? C'è una domanda là in fondo? Mostrarsi bene? Anche qua, sulla destra? Hey! Vediamo, intanto che c'è il lancio qui.
Attimo, domanda. Domanda. Dopo la domanda ci sarà un altro lancio. Dopo. Ho detto dopo. Via con la domanda allora. Secondo. Vai. Ecco. Lanciamo una bestemmia, no. No, dai. No, volevo chiedere, molto, molto bello il tool, in caso che l'applicazione sia binaria e quindi non puoi andare a vedere i nomi dei metodi o degli oggetti che vai a richiamare con questa specie di reflection, come fai reversing e gli passi queste stringhe così? Sì, allora, avete automatizzato quella parte. In realtà Frida permette anche di agire in questo caso. Ah, ok. Possiamo agire anche a basso livello con Frida in generale. Quindi il discorso è più o meno analogo. Una volta identificato anche la porzione di codice che vogliamo appunto andare a richiamare, lo possiamo anche chiamare tramite indirizzo, tramite Frida. Quindi possiamo definirci una funzione esportata che appunto va a chiamare queste funzioni tramite indirizzo e risolvere il problema. Grazie. C'era un'altra domanda qua, intanto chi era? Aspetta. Sì, lancia. Era qua, non si vede più. Era di qua, Riccardo, da questa parte mi sembra che ci fosse una domanda prima. Chi è che ha alzato la mano che voleva fare? Là in fondo? No, loro vogliono i gadget. Allora, venissero in avanti. Domanda. Smauri, mettila lì. Fa una domanda e vuole il gadget anche. Domanda e gadget, domanda intanto, poi del gadget vediamo. No, volevo chiederti, ti è capitato in tante casistiche di arrivare all'ultimo livello che hai presentato prima, nel senso la chiave randomica cifrata con l'altra chiave che poi viene inviata eccetera eccetera eccetera, oppure ti è capitato tipo solo in Signal in casistiche iper particolari? No, in realtà Signal, il lavoro non deriva da Signal. Signal abbiamo usato solo perché era open source. Il lavoro deriva dalle attività reali. Arrivare all'ultimo livello col controllo della chiave randomica, no, ma quello precedente con cifra simmetrica asimmetrica purtroppo mi è capitato più di una volta. E no, l'altro in realtà può capitare una volta segnalata la problematica, ovvero possiamo fissare la chiave bene, la prossima volta arriva la mazzata.